ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. È attivo dal lunedì 6 febbraio presso l'ospedale di comunità di Sant'Elpidio a Mare il progetto sperimentale che prevede la gestione da parte dei medici di medicina generale presenti nella struttura con i loro ambulatori dall'ottobre scorso del reparto di cure intermedie e anche di un presidio di assistenza avanzata territoriale detto PAAT. In questo modo Sant'Elpidio a Mare rappresenterà una fra le prime case di comunità della regione, capaci di garantire tutti i servizi previsti dal PNRR per questi presidi sanitari territoriali, con l'obiettivo di erogare alla popolazione assistenza sia in setting ambulatoriale che residenziale, con soluzione di continuità. Un nuovo istituto assistenziale che si sta determinando proprio in questo periodo e che è destinato ad accogliere le esigenze della nostra popolazione di assistiti rispetto a delle situazioni di acuzie che non sono quelle che devono andare al pronto soccorso, per cui non è il PAAT un pronto soccorso, quindi invitiamo tutta la cittadinanza a dare la giusta interpretazione anche ai propri disturbi, perché a questa situazione, a questo PAAT, ci si rivolge per dei piccoli traumi, per delle ferite periferiche, per delle situazioni che vengono giudicate anche dallo stesso paziente non particolarmente importanti e che potrebbero essere trattate rapidamente in quell'ambito. Il PAAT è un ambulatorio attivo 12 ore, dalle 8 alle 20, con accesso diretto e dedicato alla gestione di traumi minori. Qui che cosa troviamo, dottore, da un punto di vista della diagnostica, insomma, di base? No, noi possiamo fare delle cose, possiamo fare delle radiografie, delle ecografie, possiamo fare anche un elettrocardiogramma, che però, come ben sappiamo tutti oramai, non esclude, per esempio, un infarto del miocardio. Se il presidio di Sant'Elpidio a Mare non sostituisce il pronto soccorso di un ospedale, certamente può sgravare in questo caso il MUR di Fermo da prestazioni minori e favorire i pazienti con un'assistenza a chilometro zero, ma le raccomandazioni per il dottor Misericordia sull'utilizzo sono d'obbligo. Non venire al PAAT quando c'è un problema che fa riferimento a un dolore forte alla testa, un dolore forte all'addome, un dolore comunque toracico che può sempre nascondere un problema decisamente serio che non può essere gestito in quest'ambito. L'efficacia di questo progetto sperimentale sarà attentamente monitorata dalla direzione dell'azienda sanitaria territoriale Fermo e se risulterà positiva potrebbe essere adottata in futuro in altre realtà della provincia.